fondi strutturali dell'Unione Europea alla provincia di Salerno al fianco dei piccoli comuni. Al via la rassegna Comete. A Salerno il concerto organizzato dal pianista Carlos Parreira. Ben ritrovati dal TG di informazione salernitana.it, la web TV della provincia di Salerno. In apertura l'intervista del presidente Antonio Iannone, che commenta la giudica dei lavori per i comuni di Cava dei Tirreni e Mercato San Severino nell'ambito del grande progetto sul risanamento dei corpi idrici superficiali. Il presidente inoltre è intervenuto sulla querela tra Comune di Salerno e Regione Campania sull'utilizzo dei fondi europei. Marina Santoriello. 2,5 milioni di euro per i comuni di Cava dei Tirreni e Mercato San Severino va avanti il grande progetto per il risanamento dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno. Sì, è stato appaltato questa settimana con la giudica provvisoria dalla stazione unica appaltante il comparto numero 7 del grande progetto corpi idrici superficiali, in particolare per quanto riguarda i comuni di Cava dei Tirreni e Mercato San Severino. Si parla di un'altra importante realizzazione in favore del territorio nell'ambito del grande progetto di risanamento dei corpi idrici superficiali finanziati dalla Regione Campania su fondi strutturali per un importo di circa 90 milioni di euro. È un risultato importante che abbiamo raggiunto grazie alla sensibilità del Presidente della Regione Stefano Caldoro, grazie all'impegno dell'Onorevole Edmondo Cirielli, che negli anni mi ha preceduto nel suo impegno quale Presidente della Provincia di Salerno, e naturalmente dei due assessori regionali che sono coinvolti sulla realizzazione di questa importante opera, il nostro assessore regionale Giovanni Romano all'ambiente e l'assessore Edoardo Cosenza. Attraverso la realizzazione del grande progetto corpi idrici superficiali noi andiamo a sanare un gravissimo deficit del territorio e soprattutto la regione si conferma intelligente, lungimirante, nonché attenta al territorio della provincia di Salerno nell'utilizzo dei fondi strutturali. Va ad interrompere quella che è stata la triste tradizione del governo di centrosinistra, che ha perso sulla programmazione 2000-2006 tante risorse che sono tornate all'Europa. Invece in questo modo non solo le risorse vengono finalizzate, ma vengono finalizzate rispetto a quelle che sono le vere esigenze del nostro territorio. E naturalmente voglio ringraziare gli uffici dell'amministrazione provinciale che hanno redatto il progetto, che è stato ritenuto valido dalla Regione Campania e che ha ricevuto l'approvazione della Comunità Europea. Nei giorni scorsi in Regione Campania la presentazione di un progetto sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Sì, nei giorni scorsi abbiamo presentato presso la sala stampa della giunta regionale questo progetto Life Plus, che è stato finanziato dalla Commissione Europea per un importo di 1,5 milioni di euro e che coinvolge anche il distretto industriale Nocera Gragnano, l'unico distretto industriale del meridione che è presente all'interno di questo progetto, che è finalizzato alla salvaguardia della qualità ambientale e dunque la cosa rappresenta una garanzia di qualità e di eccellenza per questi prodotti nei quali abbiamo denotato negli anni una straordinaria eccellenza del nostro territorio. Sostenere queste attività, e l'amministrazione provinciale ha dimostrato negli anni di puntare moltissimo su questi aspetti, significa sostenere la nostra tradizione e la nostra produzione. Voglio fare riferimento in particolare, pensando al distretto Nocera Gragnano, alla grandissima produzione conserviera e dei maestri pastai, che rappresentano ovviamente un punto di riferimento a livello internazionale. Voglio ringraziare il presidente Aniello Pietro Torino per quello che ha fatto in questi anni, rendendo il distretto industriale di Nocera Gragnano un punto di riferimento vivo e attivo sul territorio e denotando anche questa ottima capacità di proposizione in termini di progettualità che attraggono risorse a vantaggio del nostro territorio. Fondi europei, querela De Luca Caldoro, cosa dice la provincia di Salerno?
Io sono veramente sconcertato di quanto sta accadendo. Se non c'è coscienza e consapevolezza che questi 320 milioni di euro sono purtroppo oggi l'unica possibilità che viene messa al servizio del territorio per risolvere tanti annosi problemi vecchi e nuovi che abbiamo, l'unica valvola di sfogo per i comuni e dunque per dare risposte al nostro territorio. Sinceramente non riesco proprio a capire l'atteggiamento del comune di Salerno con questa attività ostruzionistica, con una lamentela politica che è veramente strumentale, becera, perché peraltro per i comuni superiori ai 50.000 abitanti c'è la possibilità di sfruttare i fondi che riguardano il più Europa, e io non capisco questa rivendicazione che si consuma solo ed esclusivamente a danno dei piccoli comuni che già versano in una condizione di difficoltà estrema. Io non vorrei che per una ripicca politica, perché soltanto di questo si tratta, il territorio possa perdere la possibilità di attingere ad una risorsa così importante. Peraltro è la prima volta che la Regione Campania, guidata dal centrodestra e segnatamente dalla sensibilità del Presidente Caldoro, non pensa soltanto all'area del Napoletano, ma c'è la possibilità di concorrere da parte di tutti. Poi naturalmente le realtà che hanno capacità di proporre una migliore progettualità saranno premiate, ma parliamo di una risorsa ingente che attraverso questa attività di ostacolo potrebbe essere persa, vanificata. E non è vero affatto che rinunciando il comune a richiedere la sospensiva si supera il pregiudizio, il rischio di perdere queste risorse, perché comunque la regione dovrebbe stilare una graduatoria che è sub iudice, perché penderebbe comunque un giudizio di carattere amministrativo, e io credo che nessuna impresa sarebbe disponibile ad iniziare dei lavori che potrebbero poi essere in seguito revocato. Anche per questo motivo io ho deciso di costituire l'amministrazione provinciale a fianco dei piccoli comuni, ad opponendum, come si dice in termini giuridici, rispetto al ricorso del comune di Salerno, anche se spero che al di là della strada giudiziare, che anche va percorsa vista l'assoluta chiusura di carattere politico, ci sia però una svolta, intervenga finalmente il buon senso, perché si consuma in questo modo soltanto un crimine nei confronti del nostro territorio. La provincia di Salerno ha proposto un protocollo d'intesa con l'ASL per la creazione di un centro per i disturbi dell'apprendimento. L'iniziativa è emersa durante il tavolo che ha chiuso il corso di formazione sulla presa in carico globale del bambino con disabilità neuropsicologiche. Ivana Romano. Si è svolto a Palazzo Sant'Agostino un importante tavolo interistituzionale sulle prospettive assistenziali in Regione Campania per i disturbi dell'apprendimento. Durante la giornata che ha chiuso il corso di formazione sono stati presentati i risultati del progetto Sviluppo tipico ed atipico della lettura nella provincia di Salerno e i dati relativi all'indagine a campione che è stata condotta nelle scuole primarie di tre comuni della provincia di Salerno, Angri, Agropoli, Cava dei Tirreni, con l'obiettivo di identificare bambini con profilo linguistico a rischio di sviluppo atipico dell'abilità di lettura. L'indagine a campione ha riguardato 65 bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni. Dal tavolo interistituzionale è emersa la volontà di stipulare un protocollo d'intesa tra provincia e ASL di Salerno, con il coinvolgimento dei piani di zone delle scuole primarie del territorio, per la creazione di un centro per i disturbi dell'apprendimento, che possa essere un modello da sottoporre alla Regione Campania, come già avvenuto per il registro tumori. Il progetto promosso dai consiglieri provinciali Salvatore Memoli, Angelo Iannuzzi e Fausto Postiglione, sostenuto dalla Commissione Provinciale alle Politiche Sociali e Sanitarie e dall'Assessore alle Politiche Sociosanitarie Amilcare Mancusi, è stato attuato in partnership con l'ASL di Salerno, la seconda università di Napoli, nella persona del professor Antonio Pascotto, che ha fatto da supervisore scientifico, con la collaborazione delle direzioni didattiche del primo circolo dei tre comuni coinvolti e di sociologi volontari. È
andata in scena al Liceo Alfano I di Salerno il reading poetico e jazz organizzato dal Liceo Alfano I di Salerno con ospite la poetessa siriana Maram al-Masri, in esilio a Parigi, dove lotta con i suoi versi contro il regime di Assad. L'incontro dal tema Poesia e libertà, il dramma della guerra siriana nell'area del social media, che ha avuto come protagonisti gli studenti che si sono esibiti in performance musicali, è stato promosso dalla scuola diretta dalla professoressa Elisabetta Barone e dall'assessorato all'edilizia scolastica guidato da Nunzio Carpentieri. I ragazzi hanno apprezzato l'analisi delle opere della poetessa siriana che con i suoi versi, oltre alla guerra, si ispira alla nostalgia della propria terra e alla libertà della donna. Alla giornata hanno partecipato inoltre i ragazzi del liceo artistico Sabatini Menna e il POF Agri di Salerno. Un weekend all'insegna della scoperta dei siti storici e paesaggistici di Salerno e della sua provincia con le giornate FAI di primavera organizzate dalla Delegazione di Salerno. Sabato 22 e domenica 23 marzo è possibile visitare il Museo Archeologico Provinciale in via San Benedetto a Salerno, la Villa Marittima Romana Minori e partecipare ad interessanti escursioni naturalistiche nella costiera amalfitana, dove guide d'eccezione illustreranno le peculiarità artistiche e architettoniche di alcune chiese del X e XI secolo. Non mancheranno escursioni nel Cilento, da Ottati alla grotta santuario di San Michele Arcangelo. Previsto inoltre a cura della famiglia Gibboni un concerto per violino e pianoforte nella chiesa di San Michele al termine di via San Benedetto a Salerno, sia sabato che domenica alle ore 20. Nasce anche a Cava dei Tirreni l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente e la presentazione nell'aula consiliare di Palazzo di Città nel corso di una cerimonia nella quale sono stati illustrati gli obiettivi della Ollus, fondata nel 1985 e riconosciuta come associazione di protezione civile ed ambientale, con strutture idonee al sequestro, alla confisca e con soci che operano a titolo volontario e gratuito quali guardie ecozoofile. A presentare le finalità, l'organizzazione e le attività dell'associazione, il responsabile del Comando Provinciale di Salerno, Vincenzo Senatore. All'incontro hanno partecipato numerose autorità, tra cui il sindaco di Cava dei Tirreni, Marco Galdi, l'onorevole Edmondo Cirielli, il consigliere regionale Giovanni Baldi ed Alfonso Senatore, patrocinatore gratuito del sodalizio di volontariato. Si è aperta l'ottava edizione del premio Comete, la rassegna letteraria che ha come tema Obiettivo Italia, costruire il futuro. Ivana Romano. È stata presentata al Social Tennis Club di Cava dei Tirreni l'ottava edizione del premio Rassegna Letteraria Comete, ideata ed organizzata dall'Associazione Comunicazione e Territorio, presieduta da Silvia Lamberti. Il tema di quest'anno, Obiettivo Italia, costruire il futuro, è un invito a leggere il presente per cogliere elementi utili a costruire un domani, nell'ottica di un superamento del difficile momento storico attraversato dal Paese. La rassegna si è aperta al Marte Mediateca di Cava con la presentazione del libro Gli italiani non sono pigri della giornalista di Al Jazeera English Barbara Serra. La rassegna in questa edizione propone 5 appuntamenti fino a maggio tra Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare e Conca dei Marini, con la serata conclusiva a settembre. I saggi in concorso saranno valutati dalle due giurie del premio, quella popolare degli studenti e quella degli esperti dei lettori. Scrittori e giornalisti di fama nazionale parteciperanno alla rassegna curata da Pasquale Petrillo, che da 8 anni, attraverso l'Associazione Comunicazione e Territorio, divulga in provincia di Salerno le novità letterarie sul mercato italiano. Per la rubrica Intramenia vi proponiamo il concerto evento a Salerno con musicisti d'oltreoceano. Ad organizzare l'evento il pianista Carlos Parreira, fondatore dell'associazione musicale Mozarteum.
Musicisti di fama internazionale si sono esibiti per la prima volta a Salerno in un concerto organizzato dal pianista Carlos Parreira, fondatore dell'Associazione Salernitana il Mozarteum. Nella sala del Chiostro dei Cappuccini in Piazza San Francesco è andata in scena la grande musica da camera, che ha visto esibirsi in duetto e in trio Yoshio Miyamoto, primo oboe dell'orchestra Century di Osaka, Kenji Miyamoto, primo fagotto, e il clarinettista salernitano Romualdo Barone, attivo da circa un ventennio in Giappone. Al pianoforte ad accompagnare i tre solisti in trasferta a Salerno, il fondatore dell'associazione musicale Mozarteum di Salerno, il maestro Parreira, promotore della serata di alto profilo culturale, che non ha voluto far mancare un tributo alla sua terra d'origine, il Brasile, suonando la danza dell'indiano bianco di Villa Lobos. La serata in due parti ha visto impegnati quattro concertisti in un repertorio di pezzi originali, tra cui Corticelli, Mozart, Gogard, Vivaldi e Verdi. Il pubblico in sala si è lasciato trasportare ed emozionare dalle esecuzioni di grande precisione e dall'eleganza delle interpretazioni. I musicisti d'oltreoceano hanno poi voluto salutare il pubblico salernitano con un omaggio alla musica napoletana famosa in tutto il mondo. E con queste note è tutto, la redazione di informazione salernitana.it vi ringrazia per l'attenzione.